Buongiorno amici telespettatori di Italia Reportage TV. Oggi siamo sbarcati con le nostre telecamere al Museo del Bergamotto a Reggio Calabria. E a trovare, parlando di Bergamotto, siamo con un esperto e un produttore di Bergamotto che ha creato qualcosa di particolare, con una bevanda che sta avendo tanto successo non solo in Calabria ma in tutte le parti d'Italia. Ecco, siamo con Salvatore Frisce della azienda Friberga. Ecco Salvatore, intanto siete di famiglia che lavorate il bergamotto, anche perché tu sei proprio nel cuore dove nasce questo bergamotto qui nella provincia di Reggio Calabria. Sì, mia nonna, mia zia lavoravano nel settore bergamotticolo, nella raccolta e anche nella trasformazione. Poi c'è stato un salto di generazione e ho ripreso io con la gestione del terreno agricolo, portando avanti le culture che c'erano presenti, tra cui gli ulivi e anche il bergamotto. E nel 2016 ufficialmente sono diventato, con il mio marchio Friberga, un promotore, un produttore di bergamotto, e ad oggi ho creato anche delle proposte per quanto riguarda a livello di bevande e anche a livello di food e drink, diciamo. Quindi uno spritz fatto col bergamotto di Reggio Calabria. Ecco. Sì, lo spritz nasce per promuovere il bergamotto anche come aperitivo. Quindi volevo sostituire l'idea di l'aperitivo classico, quello a base di succhi di frutta industriali, essendo anche nel nostro territorio, promuovere il bergamotto attraverso un aperitivo identitario. E ho creato, sempre promuovendo la bevanda bergamottata, lo spritz, perché si avvicina alle bollicine, si può fare versione alcolica e versione analcolica. Ecco, parlando di prodotto di bergamotto, di bergamottata, questa è la bergamottata che lei produce? Questa è la bergamottata che lei produce. 750 versione famiglia, che noi promuoviamo per la GDO. Siamo in Ipercoop Calabria da 4 mesi e stiamo rispondendo abbastanza bene. E poi viene utilizzata per i cocktail, per promuovere, diciamo, il bergamotto, viene utilizzata anche nelle varie location per la bergamotta da spritz e per il brand che si è aggiunto adesso, Gin Bergamot, per esteso Gin Bergamottata. Poi abbiamo la versione piccolina invece, sia agrodolce e zero zuccheri aggiunti aspra, naturale insomma, che questa si definisce succo, mentre questa dolce bevanda. Non bibita perché non è gasata, non ha conservanti, non è, diciamo, alterata. E siamo presenti nel settore Horeca con la piccolina, veramente in location di prestigio. Abbiamo instaurato delle bellissime collaborazioni partendo dal territorio. Bene, vediamo anche l'olio al bergamotto che sì, produce questo anche lei. Abbiamo due marchi, il Regino e il Reginoro. Il Regino è l'extravergine, quindi richiama l'olio extravergine della zona della costa ionica a Regina. Invece il Reginoro è quello aromatizzato al bergamotto, prodotto che nasce del 31 maggio 2018. All'epoca lo presentammo con l'avvocato Ezio Pizzi del consorzio di tutela, anche il presidente dell'Union Berg. Successivamente la bergamottata è subentrata nell'anno 2021, luglio 2021, poi a settembre, quasi nello stesso periodo, ho iniziato a promuovere la bergamottata spritz. Ci siamo sempre più specializzati e migliorati, diciamo, nella presentazione, anche con i calici personalizzati, e ad oggi abbiamo un curriculum veramente soddisfacente.